Matte Gargiulli e benvenuti in un nuovo video dell'SMT Airsoft. Oggi vi parleremo della manutenzione delle nostre carissime pistole, le nostre repliche a gas o anche CO2. In questo caso utilizziamo la Glock della VE, la G17. Se non avete visto il precedente episodio dove ne parlavamo in dettaglio, andatelo a vedere nella info qua in alto o comunque vi lascio il link in descrizione. Oggi parleremo appunto della manutenzione, della pulizia, che dovrà avvenire al massimo ogni 2-3 settimane. Poi dipende anche se la utilizzate tutte le settimane, magari una pulizia o quando tornate a casa che state mettendo via le cose la pulite, almeno poi per la domenica dopo è già pronta, o se proprio fate ogni 2 settimane. Poi se non la usate come in questo periodo, almeno una volta al mese, una piccola pulizia, un piccolo lubrificaggio ci sta. Giusto per non far sì che le guarnizioni si secchino e la pistola rimanga sempre ben lubrificata. Prima di tutto dobbiamo spostare questo, spostiamo questo. Allora, prendiamo la nostra replica, tiriamo via il caricatore e dividiamo le due parti. Ok ragazzi, ora come potete vedere la pistola è divisa in tre. Carrello, il nostro castello o corpo e il caricatore. Sia il corpo che il caricatore dovremo lasciarle così, non dovremo smontare nessun pezzo, andremo solo a pulire alcune parti e poi di conseguenza a lubrificarle. Mentre per quanto riguarda il carrello andremo a smontare la molla, di conseguenza poi canna esterna con canna interna. Prima di tutto ragazzi dobbiamo andare a prendere la nostra molla, la tiriamo leggermente in avanti e si sfilerà. Poi abbiamo canna esterna e go pop up. Vedete che lo spingipallino rimane attaccato al go pop up? Ciò significa che c'è una buona tenuta. Quindi manteniamo fermo lo spingipallino e tiriamo in avanti appunto tutto l'intero sistema. Da questo punto possiamo estrarre la canna interna col go pop up e anche la canna esterna. Ecco che abbiamo difeso canna esterna, la molla, canna interna col go pop up e carrello con lo spingipallino. Ecco ragazzi, adesso c'è una cosa molto importante, c'è da mettere un bello straccio per evitare appunto di sporcare poi la nostra scrivania, il nostro tavolo. E allora voi praticamente cosa dovete fare? Innanzitutto imbevete uno straccetto di alcol o anche, va bene, un po' di sgrassatore universale biodegradabili. Comunque io ho un piccolo sgrassatore universale. Allora, questo sgrassatore possiamo usarlo nelle parti ovviamente metalliche. Ok ragazzi, giusto una piccola pulitina per tirare via lo sporco che c'è. Io poi faccio anche su tipo questo straccetto in qualche modo e cerco di inserirlo dentro la canna in qualche modo. Eccoci qua, è entrato. Io mi aiuto a farlo entrare ruotando appunto lo straccetto, come se dovessimo pulire la canna. Poi ovviamente a vedere, eccoci qua, la canna è già condizioni migliori. Una parte importante è questa dove sto pulendo adesso, la parte diciamo squadrata, dove andiamo a pulire bene fino in fondo tutte le parti, negli angolini. Utilizzate qualcosa di plastica, io sto utilizzando un asse spingipallino vecchia in esubero, così appunto la punta in plastica e non va a rovinare, a graffiare le parti metalliche. Ora passiamo alla molla, che comunque l'ho imbevuta un po' di appunto sgrassatore universale. Per smontare la molla dal suo guidamolla basta tirare in via dietro la molla, eliminare questo pin che è di plastica, fate attenzione a non romperlo. Ok, di conseguenza la molla si apre e rimane tutto questo bel pezzettino. Andiamo a pulirlo, anche questo, anche un po' la molla, per quello che si riesce a fare ovviamente.
ricomponiamo, spingi pallino con la molla, mi raccomando il senso che sia giusto, corretto, e incastriamo di nuovo la molla. Ok, passiamo ora alla canna. Io di solito pulisco anche la canna esterna senza andare a prendere la parte interna, è giusto una pulitina esterna. A questo punto, ragazzi, prendiamo il gruppo pap, azzeriamo lo pap, prendiamo uno straccetto, un pezzo di carta, comunque qualcosa che di secco che vada in, che viene inserito all'interno del gruppo pap. Quando siete dentro, girate e andate in avanti a pulire così la canna. Adesso vediamo cosa esce. Beh, pensavo peggio. Allora, stessa operazione, ragazzi, lo facciamo anche per il nostro carrello. Pulite bene all'interno. Ricordatevi, ragazzi, di pulire bene anche le guide interne. Ok, infilateci bene lo straccetto, anche con un qualcosa di appuntito, e ci passate dentro. Io l'ho fatto, l'ho già fatto, però vabbè, non riuscivo a farvelo vedere in camera. Comunque, bene le guide interne. Per quanto riguarda le parti meccaniche del corpo, mi raccomando, pulite bene un po' di sgrassatore per tirare via tutto il rudo. Ok, ragazzi, ora che abbiamo tutte le componenti pulite, eliminiamo questo che tanto non ci serve, tanto le parti poi che andranno a contatto nella parte interna, questo qua lo andiamo a lubrificare direttamente dalla parte della canna esterna. Quindi prendiamo il nostro spray al silicone e andiamo a lubrificare tutte le parti che ci interessano. Allora, per quanto riguarda il corpo, andiamo a lubrificare queste parti. E mi raccomando, andiamo anche a lubrificare le nostre guide. Non preoccupatevi, poi tutta la parte in eccesso andremo a pulirla, ok? La parte interna della canna, tutta la nostra molla, le guide del nostro carrello. Inoltre potremmo anche andare a lubrificare questa piccola parte della valvola del caricatore, e andiamo a schiacciare un po' di volte, volendo anche qui il rimasuglio che c'era, sempre schiacciando, così guarnizioni rimangono sempre ben lubrificate. Ora ovviamente la nostra replica non è del tutto pulita, perché vabbè, abbiamo anche un bel po' di olio siliconico. Andiamo a pulire tutte le componenti. Bene, ora che abbiamo terminato di asciugare, di pulire dall'olio di silicone la nostra pistola, fate qualche tiro di prova, mi raccomando, non in casa, andate fuori dalla finestra, qualsiasi cosa, in giardino, in cortile, per eliminare quel olio o grasso in eccesso che c'è ancora tra le guide, tra le varie parti. Quindi fate qualche colpo di prova e poi la ripulite nuovamente. E niente, ragazzi, vi ricordo anche di seguire Software Pavia sia su Facebook che su Instagram. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella. Seguiteci ovviamente anche su Instagram, SMT Airsoft Official. Taggateci sulle vostre foto, sulle vostre storie. Condividete sui social il nostro gran ritorno, per favore. E è da M tutto. Ad un prossimo video, stay angry, stay bitter!